Capitolo 28. È rimasto solo Charlie. Allora, quale altra stanza volete visitare? Chiese il signor Wonka voltandosi e tornando di corsa nell'ascensore. Coraggio, svelti! Non possiamo attardarci! Vediamo un po', quanti ragazzi ci sono ancora? Il piccolo Charlie e nonno Joe si scambiarono un'occhiata perplessa. Ma, signor Wonka! Gli gridò dietro nonno Joe. Veramente? C'è rimasto solo Charlie? Il signor Wonka si voltò di scatto e fissò Charlie. Ci fu una pausa di silenzio. Charlie rimase lì impalato, tenendo stretta la mano del nonno. Vuoi dire che ci sei rimasto solo tu? Disse il signor Wonka, facendo finta di essere sorpreso. Beh, veramente sì, sussurrò Charlie. Pare proprio di sì. Di colpo il signor Wonka fu come preso da un attacco di gioia esplosiva. Oh, che piacere, mio caro ragazzo! Esclamò. Questo vuol dire che sei tu il vincitore! Vivissime congratulazioni! Così dicendo, uscì dall'ascensore e cominciò a stringergli freneticamente la mano, tanto che Charlie per un po' temette che gliel'avrebbe staccata. Le mie più sentite congratulazioni! Ne sono felicissimo! Veramente, non poteva andare meglio! Fantastico, meraviglioso! E sai una cosa? Sin dall'inizio ho avuto come un presentimento. Mi son detto, vuoi vedere che vince questo ragazzo? Lo sapevo io! Bravo, Charlie! Molto bravo! Che bellezza! Adesso sì che ci divertiremo! Però non dobbiamo gingillarci troppo! Ora c'è ancora meno tempo da perdere! Abbiamo un mucchio incredibile di cose da fare prima della fine della giornata! Pensa solo a quante cose dobbiamo sistemare! La gente che dobbiamo andare a prendere! Buon per noi che abbiamo il grande ascensore di cristallo e possiamo filare veloci! Salta a bordo, caro il mio Charlie! Coraggio! E anche lei, prego, s'accomodi, nonno Joe! Dopo di lei ci mancherebbe! Prego! Così va bene! Allora, siamo pronti? Stavolta però il pulsante lo sceglierò io. Gli scintillanti occhi azzurri del signor Wonka si posarono un attimo sul viso di Charlie. Ora succede qualche altra stranezza, pensò Charlie. Ma non era per niente spaventato, neanche un po' nervoso. Era solo tremendamente eccitato. Figuriamoci poi nonno Joe. Lo sguardo del vecchietto era lucido per l'emozione e osservava attento ogni mossa del signor Wonka, che nel frattempo aveva allungato un dito verso un pulsante al centro del soffitto di cristallo dell'ascensore. Sia Charlie che nonno Joe allungarono il collo per vedere cosa c'era scritto sull'etichetta accanto al pulsante. C'era scritto «In su e fuori». «In su e fuori?» disse Charlie tra sé e sé. «E che razza di stanza è mai questa?» Il signor Wonka pigiò il pulsante. Le porte di cristallo si chiusero. «Reggetevi forte!» gridò il signor Wonka e all'improvviso «bang!» l'ascensore partì come un razzo. «Evviva!» gridò nonno Joe. Charlie si era di nuovo attaccato stretto alle gambe di nonno Joe e il signor Wonka alla solita cinghia che pendeva dal soffitto della cabina. Stavolta salivano dritti, su, sempre più in alto, senza deviazioni e giravolte. E Charlie sentiva l'aria che fischiava all'esterno di quella specie di capsula che sfrecciava sempre più veloce. «Evviva!» gridò ancora nonno Joe. «Evviva! Che bel volo!» «Più veloce! Più veloce!» ordinò il signor Wonka, tempestando di pugni le pareti dell'ascensore. «Se non acquistiamo ancora velocità, non ce la faremo mai a sfondarlo!» «A sfondare che cosa?» chiese nonno Joe. «Che cosa dobbiamo sfondare?» «Ah ah!» esclamò il signor Wonka. «Aspetti e vedrà! Sono anni che attendo di premere questo bottone! Ma non l'ho mai fatto prima d'ora! Sapesse quante volte mi è venuta la tentazione! Però ho resistito, ho sempre resistito! Mi dispiaceva fare un gran buco sul tetto della fabbrica! Ci siamo, ragazzi! In su e fuori!»
Ma non vorrà mica dire? Balbettò nonno Joe. Non vorrà mica dire che ora noi con questo ascensore... Oh sì, invece, proprio così, in su e fuori. Aspettate e vedrete. Ma l'ascensore è di cristallo. Andrà in mille pezzi. Può anche darsi, disse il signor Wonka, felice come non mai. Però, dopo tutto, il cristallo è abbastanza spesso. Ora vediamo. L'ascensore continuò a salire, sfrecciando sempre più in alto e sempre più veloce, finché... all'improvviso ci fu un grande crash, un tremendo fracasso di travi di legno e tegole che si sbriciolavano proprio sopra le loro teste, e nonno Joe si mise a gridare. Aiuto, soccorso, è la fine, siamo spacciati! Mentre il signor Wonka invece esclamava... Ma che ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sfondato, siamo fuori! E infatti l'ascensore aveva sfondato di netto il tetto della fabbrica e ora si innalzava come un razzo nell'aria aperta, col sole che si riversava a fiotti attraverso il soffitto di cristallo. In meno di 5 secondi raggiunsero i 300 metri di altitudine. Aiuto, l'ascensore è impazzito! Gridò nonno Joe. Non abbia timore, caro signore, disse calmissimo il signor Wonka, premendo un altro pulsante. Di colpo, l'ascensore si fermò in aria, rimanendo sospeso come un elicottero, proprio sopra la fabbrica. Sotto di loro, la città si stendeva come una cartolina. Guardando attraverso il pavimento di cristallo, sotto i suoi piedi, Charlie vedeva anche le casette più lontane, le strade e la neve che ricopriva tutto il paesaggio. Era una stranissima sensazione. Anche un po' terrificante, a dire il vero. Starsene in piedi, su una lastra di cristallo trasparente, a così grande altezza. Sembrava quasi di stare in piedi sul nulla. Siamo ancora vivi? Chiese nonno Joe. Ma come fa questo coso a rimanere qui sospeso? Grazie all'energia zuccherina, rispose il signor Wonka. Milioni di unità di energia zuccherina. Toh, guardate laggiù. Ecco gli altri ragazzi. Se ne stanno tornando a casa. Capitolo 29. Gli altri ragazzi tornano a casa. Prima di tutto, dobbiamo assolutamente andare giù e dare un'occhiata ai nostri piccoli amici, disse il signor Wonka. Premette un altro pulsante e l'ascensore precipitò verso il basso. Poi si fermò, librandosi appena sopra i cancelli d'entrata. Guardando giù, Charlie riusciva a vedere tutti i ragazzi e i loro genitori radunati nelle immediate vicinanze dei cancelli d'ingresso. «Ne vedo solo 3», disse. «Chi manca?» «Mike TV, credo», rispose il signor Wonka. Ma rassicurati, tra poco arriva pure lui. Avete visto i camion? E così dicendo, indicò una fila di grossi camion telonati parcheggiati sulla strada appena fuori dai cancelli. Sì, ma a che servono? Chiese Charlie. Non ricordi che cosa c'era scritto sul biglietto d'oro? Ogni vincitore tornerà a casa con una scorta di dolciumi da bastargli una vita. E infatti eccoli là. Colmi fino all'orlo di squisitezze. Uno per ognuno di loro. Ah, guarda chi arriva! Il nostro amico Augustus Gloop! Proseguì il signor Wonka. Lo vedi? Sta salendo sul primo camion assieme ai genitori. Ma allora non gli è successo niente! Esclamò stupito Charlie. Anche dopo essere stato risucchiato in quel terribile tubo? Sta benissimo, sano come un pesce. Rispose il signor Wonka. Però è cambiato, osservò nonno Joe, guardando attentamente attraverso il pavimento di cristallo. Era un ragazzo grassissimo e invece adesso è magro come un'acciuga. Certo che è cambiato, disse il signor Wonka con una risata. Il tubo gli ha dato una strizzatina, ricordate? E guardate un po'.
Ecco che arriva la signorina Violetta Beauregard, la grande masticatrice di gomma. A quanto pare sono riusciti a centrifugarla, dopotutto. Meno male. Ha un bell'aspetto, non vi pare? Molto meglio di prima, vero? Ma ha ancora la faccia violetta, esclamò nonno Joe. Beh, sì, disse il signor Wonka, ma non possiamo farci niente. Caspiterina, esclamò Charlie. Guardate la povera Veruca Salt e i suoi genitori. Sono ancora ricoperti di rifiuti. Ecco che arriva anche Mike TV, annunciò nonno Joe. Santo cielo, ma che gli hanno fatto? È alto almeno 3 metri e sottile come un filo di ferro. Accidenti, sta a vedere che hanno esagerato un po' con quella macchina a lunga gomma, osservò il signor Wonka. Devono essersi distratti un momento. Ma è terribile, poveretto, esclamò Charlie. Poveretto un corno, disse il signor Wonka. Sarà la sua fortuna. Tutte le squadre di pallacanestro del paese se lo contenderanno. Ma adesso, aggiunse solennemente, è ora di lasciare quei 4 sciocchini al loro destino. Ho una cosa molto importante da comunicarti, caro il mio Charlie. Così dicendo, il signor Wonka spinse un altro pulsante e l'ascensore schizzò di nuovo in alto nel cielo. Capitolo 30. La fabbrica di cioccolato di Charlie. Il grande ascensore di cristallo sorvolava la città. Dentro c'erano il signor Wonka, nonno Joe e il piccolo Charlie. «Quanto mi piace la mia fabbrica di cioccolato!» disse il signor Wonka guardando giù. Fece una pausa, poi si voltò e fissò il ragazzo con un'espressione più che seria sulla faccia. «Piace anche a te, vero Charlie?» gli chiese. «Oh sì, penso che sia il posto più meraviglioso del mondo!» «Mi fa molto piacere sentirtelo dire!» disse il signor Wonka, facendosi sempre più serio. Continuò a fissare Charlie. «Sì?» disse. «Sono veramente contento che tu l'abbia detto. Adesso ti spiego perché.» Piegò la testa da una parte e subito un sorriso scintillante gli increspò gli angoli degli occhi. Poi riprese. «Vedi, mio caro ragazzo, ho deciso di regalartela. Appena sarai abbastanza grande per dirigerla, l'intera fabbrica diventerà tua.» Charlie rimase a guardare il signor Wonka con gli occhi spalancati. Nonno Joe aprì la bocca per dire qualcosa, ma non riuscì a spiccicare nemmeno una parola. «Proprio così?» disse il signor Wonka, sfoderando un ampio sorriso. «Te la regalo, sul serio. Sei d'accordo, spero?» «Gliela regala?» riuscì infine a balbettare nonno Joe. «Vuole scherzare?» «Neanche per sogno. Mai stato così serio.» «Ma perché proprio a Charlie?» «Sentite», spiegò il signor Wonka, «io ormai sono vecchio, molto più vecchio di quanto non pensiate. Mica posso andare avanti per sempre. Figli non ne ho, non mi sono mai sposato. E allora chi manderà avanti la mia fabbrica quando io sarò troppo vecchio per farlo? Qualcuno dovrà pur farlo, se non altro per quei poveri umpalumpa. Oh, intendiamoci, ci sarebbero migliaia di persone in gamba che darebbero qualsiasi cosa per rilevare la mia fabbrica. Ma io non vorrei mai che essa finisse in quel tipo di mani. Non voglio che a dirigerla sia un adulto. Un adulto non mi darebbe mai retta, non avrebbe voglia di imparare. Vorrebbe fare le cose a modo suo, non come dico io. Perciò ho bisogno di un ragazzo. Mi serve un ragazzo buono, intelligente e affettuoso, a cui posso rivelare tutti i miei più preziosi segreti per la fabbricazione di dolciumi, mentre sono ancora vivo.» «Allora ecco perché ha indetto il concorso dei biglietti d'oro!» esclamò Charlie. «Proprio così!» disse il signor Wonka.
ho deciso di invitare 5 ragazzi a visitare la fabbrica. E alla fine della giornata, quello che mi sarebbe andato più a genio avrebbe vinto. Ma signor Wonka, balbettò nonno Joe. Sta veramente dicendo sul serio? Regalerà tutta questa immensa fabbrica al piccolo Charlie? Dopotutto... Ehi, basta discutere! Tagliò corto il signor Wonka. Non c'è più tempo. Dobbiamo andare subito a prendere il resto della famiglia. Il padre e la madre di Charlie e gli altri, se ce ne sono. D'ora in poi potranno tutti venire a vivere dentro la fabbrica. Tutti possono dare una mano a dirigerla finché Charlie non sarà abbastanza grande per farlo da solo. Allora, Charlie, dov'è che abiti? Charlie si mise a guardare la città attraverso il cristallo del pavimento della cabina. Tutte le case là sotto apparivano ricoperte di neve. Da quella parte, disse infine indicandola. È quella casetta di periferia laggiù, quella piccola piccola. L'ho vista! Esclamò il signor Wonka. Subito si mise a spingere alcuni bottoni e l'ascensore si diresse verso la casa di Charlie. Ho paura che la mamma non vorrà venire con noi, disse Charlie in tono triste. E perché mai? Perché non se la sentirà di lasciare nonna Josephine, nonna Georgina e nonno George da soli. Ma devono venire anche loro! Non è possibile, disse Charlie. Vede, sono molto anziani e da 20 anni non si alzano dal letto. E allora porteremo via anche il letto, con loro dentro, disse il signor Wonka. In questo ascensore c'entra altro che un letto. Sì, ma come si fa a far uscire il letto dalla casa? Intervenne nonno Joe. Dalla porta d'ingresso non ci passa. Non disperate, esclamò il signor Wonka. Niente impossibile. State a vedere. L'ascensore si liberava ormai sul tetto della casa di Charlie. E adesso che si fa? Chiese il ragazzo. Si va dentro a prenderli, no? Disse il signor Wonka. Sì, ma come? Domandò nonno Joe. Semplice, sfondando il tetto. E così dicendo, il signor Wonka pigiò un altro pulsante. No! Gridò Charlie. Ferma, ferma! Strillò nonno Joe. E invece, crash! L'ascensore sfondò il tetto e scese nel bel mezzo della stanza da letto dei vecchi. Una pioggia di polvere, pezzi di tegole, schegge di legno, scarafaggi, ragni e calcinacci si riversò sui 3 vecchietti che erano rimasti a letto. Tutti e 3 pensarono che fosse arrivata la fine del mondo. Nonna Georgina svenne. A nonna Josephine saltò la dentiera. Nonno George ficcò la testa sotto le coperte e il signor Bucket e la moglie arrivarono di corsa dall'altra stanza. Aiuto! Qualcuno ci salvi! Strillò nonna Josephine. Calmati, cara, disse nonno Joe, uscendo dall'ascensore. Siamo solo noi. Mamma! Esclamò Charlie, gettandosi tra le braccia della signora Bucket. Mamma, mamma, sapessi cos'è successo? Adesso ci trasferiamo tutti nella fabbrica del signor Wonka e gli daremo una mano per mandarla avanti. E poi l'ha regalata tutta a me e... Ma cosa stai dicendo? Chiese la signora Bucket. Guarda come ci avete ridotto la casa! Gridò il povero signor Bucket. È distrutta! Mio caro signore, disse il signor Wonka, facendosi avanti con un balzo e stringendo cordialmente la mano del padre di Charlie. Mi fa molto, molto, molto piacere conoscerla. Non si preoccupi per la casa. Tanto d'ora in poi non le servirà neanche più. E questo matto chi è? Strillò nonna Josephine, agitatissima. Poteva ammazzarci tutti! Questo, mia cara, è il signor Wonka in persona! Esclamò nonno Joe. Ma gli ci volle un bel po', a nonno Joe e a Charlie, per spiegare a tutti cosa era esattamente successo nel corso di quella giornata emozionante. E alla fine, tutti si rifiutarono di salire sull'ascensore per essere trasportati nella fabbrica. «Preferisco morire nel mio letto!» gridò nonna Josephine.
Anch'io! Le fece eco nonna Giorgina. Mi rifiuto nel modo più assoluto! Esclamò nonno George. Allora il signor Wonka, nonno Joe e Charlie, senza far caso ai loro strilli di protesta, non fecero altro che spingere il lettone dentro l'ascensore. Dopodiché vi spinsero anche il signor Bucket e la moglie. Infine entrarono anche loro. Il signor Wonka pigiò un pulsante. Le porte si richiusero. Nonna Giorgina lanciò un urlo. L'ascensore decollò dal pavimento, ripassò per il buco nel tetto e volò all'aria aperta. Charlie si arrampicò sul letto e cercò di calmare i tre vecchi, ancora pietrificati dallo spavento. «Per favore, calmatevi! Non abbiate paura! Siamo al sicuro! E stiamo andando nel posto più meraviglioso del mondo!» «Charlie ha ragione!» confermò nonno Joe. «Ci sarà mica qualcosa da mettere sotto i denti in questo posto?» chiese nonna Josephine. «Ho una fame! Tutta la famiglia ha una fame tremenda!» «Qualcosa da mettere sotto i denti?» esclamò Charlie ridendo. «Aspetta e vedrai!»